Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno a tutti voi. Le corone dell'Avvento sono già preparate. Qua e là per città e paesi compaiono le luminarie che decorano strade e negozi. I mercatini di Natale, nonostante la crisi economica, attireranno comitive di turisti e di clienti. E anche nelle nostre case comparirà qualche segno, un presepio, un albero di Natale. Tutto questo per circa 40 giorni, cioè fino all'Epifania. Poi sparirà, o meglio, tutto tornerà come prima. Ma se è così, non è come rifare ogni anno la stessa commedia o rivedere lo stesso film. È chiaro, sto cercando di demolire, di spazzar via una certa immagine falsa dell'Avvento e del Natale, per provare a sostituirla con una più affidabile, più resistente, quella del Vangelo. Dove cercarla, infatti, se non nel Vangelo? Vegliate, ci esorta il Vangelo. Vegliate perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. L'Avvento torna ogni anno per ricordare a noi cristiani che credere vuol dire attendere, ma attendere da svegli, sempre, tutti i giorni. Perché Lui, il Signore, appunto, viene in tantissime occasioni della nostra vita, della nostra storia. È la sua specialità venire. A partire da quella notte di Betlemme di 2000 anni fa, Dio è colui che viene. E dov'è che viene oggi? Su quali strade? Lui stesso nel Vangelo ci dà delle indicazioni. Sapete prevedere che tempo farà domani o posdomani? E perché mai non sapete capire il tempo in cui vivete con i suoi segnali? I segnali sono i fatti, gli avvenimenti. Come può essere, ad esempio, la crisi economica che attanaglia non poche famiglie? Oppure il fenomeno delle migrazioni che occorre valutare con saggezza e senso di solidarietà? Come nei fatti e nelle esperienze della vita, personale o familiare che sia. Ecco le strade sulle quali Dio viene. E cosa viene a fare? A portare salvezza, cioè ad offrire uno sbocco positivo a quella situazione, o quantomeno a dare carica, luce, equilibrio nell'affrontarla. Ecco a quale certezza si deve risvegliare la fede. Auguriamoci che l'Avvento abbia proprio questo effetto per tutti noi. Buona domenica e buon Avvento. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.